Lo sport è fermo, ma dovuto alla Sì. necessità di... Chiaro. Il problema sarà adesso ripartire perché alcune società si troveranno in difficoltà. Ma più che altro c'è da vedere quello che ancora sarà da decidere prima ancora di ripartire dalla ripartenza, perché a parte, come tu sai, il mondo professionistico del quale si inizia a parlare di prospettive per il fine mese, per quanto riguarda il mondo dilettante, è tutto ancora in alto mare. Quindi la città di Ascoli, per quanto riguarda il professionismo, potrebbe riguardare l'Ascoli Calcio, potrebbe riguardare atleti del livello di Stefano Travaglia, di Nazareno Di Marco, di Uncieci, però tolte queste persone che viaggiano a livelli di caratura nazionale, professionistica internazionale, non, tutto l'altro sport di cui parliamo, come sai, oggi come oggi non avrebbe grandi possibilità. Quindi purtroppo dobbiamo aspettare quello che si decide a livello nazionale, ma purtroppo non tanto quello che si decide a livello nazionale, purtroppo quello che decide questo virus di fare nei nostri confronti. Come assessore allo sport, già sicuramente hai sentito tante piccole realtà di sport, anche perché segui molto anche lo sport disabili. Qual è i segnali che ti stanno mandando queste realtà? Ma guarda, sono tutte realtà che non vedono l'ora di ricominciare. Tu sai che una delle discussioni più grandi che c'è stata da quando c'è stato il coronavirus è stata proprio che la domanda che si ponevano quelli che governavano, quelli che dovevano far rispettare regole, era: può darsi che di colpo siamo diventati tutti sportivi? Però il fatto che le persone sentissero l'esigenza della semplice corsetta fa capire come lo sport sia un elemento base, un elemento fondamentale per la vita di una persona, soprattutto a livello mentale, soprattutto a livello non solo quindi fisico, ma a livello quello che a volte non ci si rende conto dell'importanza dello sport, che forse è veramente la prima leva sociale in assoluto. Lo sport serve per creare relazioni, lo sport serve per liberare la testa, lo sport serve per star bene, lo sport serve per creare amicizia, lo sport serve per creare e provare emozioni che poi sono, voglio dire, il motore della vita. Noi fortunatamente viviamo in una città che ha il DNA targato e marchiato sport in maniera molto, molto evidente. Abbiamo una città dove, come tu sai, il rapporto percentuale tra numero di praticanti e persone iscritte ad attività sportiva è tra il più alto d'Italia. Abbiamo fortunatamente delle eccellenze sempre importanti e, come hai anticipato prima tu, oggi questa città ha iniziato ad avere un suo ruolo anche nello sport per coloro diversamente abili, quindi inizia anche in questo settore ad avere una sua presenza, che è stato un merito di coloro che lo hanno iniziato in maniera di volontariato. Parliamo di Giovanni Palombieri con la Non Vedenti, parliamo di Pistolesi per quanto riguarda i ragazzi che invece nella solestà, come sai, fanno il calcio, parliamo dei Mirmidoni. Sicuramente parliamo di persone che fanno nuoto, si starà sviluppando anche quello dell'ippoterapia. Diciamo che lo sport, ripeto, ha la capacità sia di aiutare coloro che sono in alcuni casi più fortunati, ma come ho detto prima, aiuta proprio la testa delle persone. E personalmente, per quella che è la mia esperienza, mi ha aiutato anche nella vita a creare relazioni molto forti a livello umano. Le amicizie più grandi sono nate nello sport e ripeto, io a volte ho detto che l'emozione che regala lo sport è la stessa emozione che regala l'amore senza il sesso. Beh, abbiamo detto quasi tutto, praticamente. Il comune che comunque è vicino non solo alla situazione sportiva ma anche sociale del territorio che in questo momento con le attività ferme si trova in maggiore difficoltà, mi sembra. Sì, diciamo che oggi l'amministrazione comunale ha dato tre priorità. La prima è stata la priorità sanitaria, quindi l'attenzione, il rispetto delle regole, l'essere vicino a quella che è l'azienda sanitaria per tutte quelle che potevano essere problematiche collegate, sia per far sì che nel nostro territorio questo virus prendesse il piede il meno possibile. E fortunatamente, per quello che riguarda altri tipi di realtà, siamo stati, ripeto, sicuramente più fortunati. Per la seconda fase è quella sociale, in questa l'amministrazione, oltre a cogliere al volo quella che è stata l'opportunità dei fondi che si stanno sviluppando
per le persone che hanno maggiori problemi di carattere sociale. Devo dire che grazie all'ottimo lavoro di Massimiliano Brugni e alla presenza del sindaco che in questa fase ha dimostrato un'attenzione e una forza di animo, rassicurando sempre tutti coloro che vivono maggiormente le difficoltà, credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro e che siamo stati capaci di essere vicini a coloro che avevano più bisogno. La terza è quella, come puoi immaginare, la terza emergenza, quella del ripartire, quello delle attività produttive. Noi nel nostro piccolo, come comune, avevamo già sviluppato quello che è il famoso discorso del servizio a domicilio, arrivando quasi a 120 attività, e quindi arrivando a 120 attività, come puoi immaginare, abbiamo creato un movimento interessante che pochi altri comuni hanno fatto, che è partito da noi e che ha avuto uno sviluppo enorme. Questo ha permesso col servizio a domicilio, che potrebbe essere, come puoi immaginare, in questa situazione anche il commercio del futuro, tre cose. La prima, meno spostamenti delle persone all'interno di esercizi commerciali, quindi al chiuso. La seconda, meno assembramenti. Terzo, il rispetto chiaramente del distanziamento sociale. Il quarto, far sì che il servizio a domicilio permettesse meno gente in giro, quindi il famoso io resto a casa, e poi voglio dire, si è creato e si è dato una mano in questo modo anche a tutte le attività commerciali, perché hanno continuato a lavorare, anche quelle che non potevano formalmente farlo perché dovevano essere chiuse, col servizio a domicilio hanno potuto continuare l'attività. Come tu sai, Afcol è fatta di tanti piccoli esercizi commerciali che hanno una caratteristica, quella che sono fatti dallo stesso negoziante, cioè il negoziante è il proprietario, il titolare della partita IVA e vive del suo lavoro. Quindi capisci che il chiudere per me non permette di vivere a quella famiglia, di non avere nessun sostegno. Che non parliamo del dipendente che con tutte le sue difficoltà in questa fase può avere la cassa integrazione, parliamo della persona che purtroppo nel momento in cui non incassa e anzi addirittura ha dei pagamenti fissi va veramente in difficoltà. Bene, Ti allora. dico solo che al riguardo stiamo studiando comunque come comune delle soluzioni importanti. Noi facciamo una giunta tutti i giorni via Skype e con i miei uffici, sia quello delle attività produttive che quello sport, ci sentiamo tutti i giorni via Skype. Stiamo buttando giù anche come Lega del discorso molto molto uno studio di settore specifico. Vogliamo essere pronti a fare delle proposte molto importanti per la nostra città in aiuto a quello che, come tu sai, lo dicono tutti e non mi invento niente, l'aiuto maggiore dovrebbe arrivare, come sai, dall'Europa, dovrebbe arrivare dall'Italia, dalla regione, però per tutto quello che concerne il comune stiamo preparandoci per essere pronti. Pronti per la ripartenza. Allora, Sì. Nando, noi ci salutiamo qui perché poi dopo, momento in cui finalmente possiamo dire non riapriamo tutto, ma riapriamo quelle poche attività che ci permettono di andare avanti, ci risentiremo e ci racconteremo finalmente una bella favola, quella che Volentieri, volentieri. la risoluzione è aggiunta. Quindi Volentieri. E ti auguriamo. quando avremo preparato il progetto, te lo farò sapere. Noi ti Quando ringraziamo. l'avremo completato, perché ci stiamo già lavorando. Quando l'avremo completato. Io e tutta la redazione Sport Piceno ti ringraziamo tanto e ti diamo appuntamento appunto alla prossima puntata, perché questa Un è. abbraccio a tutti. Noi ti Un ringraziamo. abbraccio a tutti. Oggi virtuale, sperando di abbracciarci nel modo migliore, quello vero, e far capire quanto ci manca oggi e quanto invece è importante un abbraccio vero quando ce lo possiamo dare.